attimo perché... Intanto sì, io sì, vai, qui vai, vai, aggiungo vai, vai. La mia pancetta e oddio. Facciamo, sì, se mi alzi un pochino così vediamo. Vai, prego Raffaella. Allora, mezzo chilo di giulè, di sesimo. Sì, sì. 3 cucchiai di zucchero. Sì. 3 di miele. E mandorle a piacere. E viene cotto un quarto. Sì. Si mescola tutto fino a che deve già essere torrono nella pentola. Non so se l'hanno visto, sì, come sì, l'ho sì, lavorato sì. Tanto. Tu mai visto, Simone? Sì, tantissimo. Abbiamo girato veramente, c'hanno sindrome del mestolo. Però... Sì, ma quello, ma lì si deve girare. Tanto, 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 perché e ci voleva pure molta forza, è vero Raffaella? Sì, chiaro, sì, perché chiaro. Proprio all'ultimo ci vuole molto forza perché si indurisce. Il torrone deve rimanere duro per tanti giorni, non è che rimane duro solo quel momento. Intanto, Raffaella? Intanto in questo composto vado ad aggiungere i miei piselli. Prego, prego Raffaella, scusami. Sì, una volta che già si vede già dal cucchiaio di legno, dalla pentola che già si forma il torrone duro, sì. Si svuota, si bagna con la mano il marmo, come avete visto come ho fatto io, e si stende subito, si mette una cetolina con l'acqua, si bagna un pochino la mano perché aggiungo del pepe nero. Pepe nero, sì. Si bagna e la mano. Poi sì. Va tagliato non freddo perché visto abbiamo fatto forza di tagliarlo. Sì, sì, è vero, assolutamente. E mandano sì. La volontà, quando ne vogliono ne mettono. In effetti Raffaella ci è voluta moltissima forza, vabbè tu sei bravissima chiaramente, grazie. Hai fatto quel torrone, era buonissimo tra l'altro, già il sesamo sembrava torrone, aveva il che gusto meraviglia. Del torrone, buonissimo. Poi se qualcuno non trova il venicotto può mettere il miele. Ecco, se qualcuno... Però si scioglie prima, non dura molti giorni, fino a Natale, Capodanno dura questo che ho fatto io. Invece con il vino cotto dura di più. Sì, sì, sì. Ho capito, intanto tu? Intanto io a questo composto vado ad aggiungere il mio riso. Il riso vado ad aggiungere. Per cosa hanno chiesto la ricetta del baccalà, il cuoco l'ha detto che va lessato il baccalà. Lessato, benissimo, sì, l'aveva detto anche la nostra Maria, da ragione, come ha detto lei. Cara Raffaella, tu pensi di essere sfuggita alle mie grinfie? No Raffaella, cioè è dura da battere questa persona. Cioè io per 2 settimane ho avuto l'incubo di rispondere al telefono, perché sapevo che dall'altra parte c'era lei. E mi ha anche minacciato. Tu Maria. No signora, grazie. Cara Raffaella, ci sentiremo molto presto, sai? Speriamo di sì, come no? Non so che abito vi questo di venire lì, ma l'altro abito. Ma di... certo, anche per momenti, amicizia, no? Brava, bravissima, perché poi si instaurano dei bei rapporti di amicizia. Questo è vero Simona, ecco, anche ormai noi, sei no? Diventata una mia cara amica. Infatti. Cioè, tremo quando ti sento, però sei una mia cara amica. Raffaella, noi ti salutiamo e ti ringraziamo per i preziosi consigli. Buon Natale a tutti, a Maria. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie signora, complimenti Maria. Grazie. Tanto siamo nell'ambito del lavoro. Certo, per forza. Per me piace i ristoranti, cucinare. Ah sì, allora venga a trovarmi, cucineremo insieme una sera tra queste. Mi sa che se mi vuoi vado a lavorare al tuo ristorante qualche volta. Perfetto, certo che no. Io cerco io soprattutto mi piace lavorare. No, ora sto dicendo una cosa che mi piace lavorare con le donne, sai, perché poi si instaura un bel rapporto, per cui anche gli uomini. Ma sono Simone ha avuto modo di conoscermi, io sono una pronta alla mano, semplice, naturale. Assolutamente capito, sì. Fatelo dire a Simona. È molto svelta e molto brava. Cara Raffaella, ti aspettiamo presto qui e continuiamo con il nostro risotto e ti mandiamo un bacio, va bene? Bacione pure, ricambio. Grazie, buon anno, buona fine. Ciao. Grazie ciao. Pure a lei. Intanto io vado ad aggiungere il mio brodo al mio riso, perché precedentemente avevamo preparato un brodo. Che si un brodo può preparare di vegetale, di carne, uno può preparare come vuole. Buonasera, pronto, con chi parliamo? Pronto, sono Adriana da Cosenza. Adriana da Cosenza, buonasera, benvenuta. Come andiamo, tutto bene? Tutto a posto signora, tutto a posto. Cara Adriana, tutto bene. Vorrei sapere, questo cucinato che state facendo, che cos'è? Allora signora, è un risotto questo è un risotto che spesso preparo e nasce questa ricetta per mio figlio, perché lui adorava tanto i piselli, mangia tanti piselli. Questa poi io ho un pian piano, perché mi sembrava troppo una cosa, cioè misera solo i piselli, ho aggiunto qualcosa, ogni volta aggiungevo qualcosa. Un risotto che tu proponi al tuo ristorante, sì, vogliamo dire gli ingredienti alla signora? Allora,
Allora, signora, c'è della carne macinata, della pancetta e dei piselli, però poi andremo ad aggiungere della mozzarella e del parmigiano e va in forno. Regia, gentilmente abbiamo un disturbo sulla linea e poi è un risotto bianco. È un risotto bianco. Pronto? 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 Sì? No, sono sempre Adriana. Sì, Adriana, se vuoi che alziamo un po'? Sì, così. Sì, prego Adriana, sì, c'era un disturbo, è un risotto bianco. Ah. Sì, è un risotto bianco, è vero. Ho capito. Per cui, insomma, ora va bene, cara Adriana, se hai altre domande non esitare a chiamarci, va bene? Va bene. Grazie, auguri per Natale. Grazie, tantissimi auguri anche a te. Grazie. Buonasera. Grazie, buonasera signora. Buonasera. Mi sono un po' incartata. Andiamo avanti con il nostro risotto, cara. I nostri cannelloni. Intanto vogliamo vedere i nostri cannelloni, Simone. Vuoi essere così carina a vedere i nostri cannelloni? Ah, guarda, io non so regolarmi, ma secondo me sono pronti. Vieni a vedere tu, Maria. Vediamo, vediamo, Simone, vediamo. Ce l'abbiamo fatta. Forse lo sai che aspetta un attimo, tocchiamo con qualcosina, vediamo se sono pronti. Stiamo facendo i nostri cannelloni con cime di rape e tantissimi altri ingredienti, sono qui nel forno. Signora, no, Simona, ancora no. Ancora no, benissimo. Abbassa un pochino. Abbassiamo un pochino. Sì. Benissimo. Sì. Vai, intanto vogliamo ricapitolare. Ci chiedevano prima, abbiamo un momento libero, quindi possiamo ricapitolare sia i cannelloni e sia il risotto. Allora, i cannelloni non abbiamo fatto altro che abbiamo preso le nostre cime di rape, le abbiamo lavate, le abbiamo passate in padella con uno spicchio d'aglio. Dopodiché le abbiamo messe da parte per farle raffreddare. E nella stessa padella abbiamo soffritto la nostra carne macinata e dopo averla fatta soffriggere l'abbiamo messa anch'essa da parte. Abbiamo preso della salsiccia e l'abbiamo fatta soffriggere, dopodiché l'abbiamo unita alle nostre cime di rape, alla nostra carne macinata, abbiamo aggiunto del parmigiano, la mozzarella e del prosciutto cotto e poi abbiamo riempito i nostri cannelloni che ora sono nel forno. Per cui stanno per essere pronti, fra poco impiatteremo, andremo ad assaggiare e tu sarai contenta di mangiare questi cannelloni. Per quanto riguarda invece il nostro risotto bianco. Questo è il nostro risotto bianco, abbiamo preso la cipolla, abbiamo tagliato la cipolla, un filo d'olio, abbiamo fatto soffriggere la cipolla, abbiamo aggiunto la carne macinata, l'abbiamo fatta pronto. Intanto abbiamo uno spettatore, pronto. Pronto, buonasera Simona. Buonasera, con chi parlo? Con Domenico da Sellia Marina. Caro Domenico da Sellia Marina, buonasera, benvenuto. Buonasera anche a voi, e saluto in particolare Maria e gli faccio i complimenti. Grazie. Perché è una bravissima cuoca, soprattutto ha fatto un ristorante che è uno dei migliori, situato a Trapani Marina. Sì. Io andrò a trovarla presto, la nostra Maria della Corte del Vagno, in queste feste natalizie forse mi sarà più facile venire a trovarti, spero di riuscire ad organizzarmi meglio. Domenico, tu sei stato al ristorante di Maria? Sì, qualche volta sì, ma non vado sempre, non nego, purtroppo non posso andare per motivi di lavoro, non ci vado spesso. Vedere per Natale. Va bene, ti aspetto comunque. Io non conosco il signore, ma cioè quando la prossima volta verrà mi farà. Che ha telefonato al Masterchef e per cui insomma mi fa piacere averlo mio ospite. Va bene, Domenico? Va benissimo. Grazie. Io comunque seguo sempre la tua trasmissione, ti faccio nuovamente i complimenti e soprattutto. Ti auguro un buon Natale a te in famiglia, non conoscendo la tua famiglia, e altrettanto a Maria, a suo figlio e a suo marito. E noi ricambiamo, grazie. Domenico, grazie, la tua famiglia di un per Natale sereno. Per me è la stessa cosa, anche a te ti auguro tante cose belle, tutto ciò che il tuo cuore desidera, ok? Domenico? Altrettanto a te, di nuovo in famiglia e anche alla famiglia di Simona. Grazie mille Domenico, buonasera. Grazie, a presto risentirti, grazie. Buonasera. Intanto che il nostro risotto va, vogliamo Intanto passare al terzo va, piatto. E vogliamo metterlo là, Simona, questo così, bassiamo il fuoco. Per Pronto? Cui, insomma, passiamo al nostro terzo piatto perché dobbiamo fare questa composta di cipolla. Sì, prego. Pronto, buonasera, con chi parliamo? Allora, cara regia, vogliamo mandare gli ingredienti per gli involtini, così almeno passiamo al terzo piatto. Intanto che il nostro risotto va, ma abbiamo un'altra telefonata. Pronto?
Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Luigia. Luigia, da dove ci chiami? Da Cleto.